Salve, di come donna altrui. Allora, il famoso nono comandamento dice non desiderare la donna da altri. Bene, a volte capita il morto di figa che vede una tipa che gli piace e comincia subito a correre dietro, anche se è fidanzata. Ecco, allora, queste sono cose appunto da morto di fighe, che spesso rischiano solo di creare problemi. Tante volte poi il morto di fighe tira fu per farlo spavaldo, tira fuori la frase: "Ah, ma io non sono mica geloso." Stupidaggini. Se la tipa è fidanzata ed è innamorata del suo fidanzato, non c'è niente da fare, rischiate solo di patire delle conseguenze che vanno dalla ramanzina privata all'umiliazione pubblica. E nei casi chiaramente più estremi anche le botte o addirittura l'omicidio. Ecco, quindi su questo caso è chiuso. Diverso è il caso se una che è fidanzata però vi mette gli occhi addosso. Allora lì tratta di muoversi con molta prudenza per capire la situazione. A volte ci sono anche quelle situazioni di transizione dove una è sì fidanzata, però ormai la situazione si è un po' logorata e si sta guardando intorno. Allora lì comunque bisogna muoversi con massima discrezione, senza dire niente a nessuno, perché l'infame che vi fa la spia rischia sempre di saltare fuori e dopo sono guai. Poi c'è un'altra situazione ancora, che è ancora più tremenda. Quello della non donna altrui, ovvero quando due morti di fighe vanno dietro alla stessa tipa che non si rifila nessuno dei due, e di questo, se vogliamo, abbiamo anche già parlato. Ecco, oppure magari magari vi mettete dietro una che magari è qui un vostro amico, era già interessato e ci stava già lavorando da tempo, insomma. Tra amici, secondo me, non è proprio il massimo andare dietro a una che interessa al vostro amico, a meno che il vostro amico non ci stia già dietro da mesi senza costrutto, e allora lei magari si dimostra un po' di interesse nei vostri confronti, allora di un minimo di transazione magari si può anche cercare di fare. Ecco, un'altra cosa un po' difficile, non andate a fare i troll in una compagnia. Magari siete appena entrati in una compagnia, adocchiate subito la più caruccia che tutti corteggiano e subito vi ci attaccate come la colla. Anche lì, insomma, gestitevela con un po' di prudenza, perché se vi fate poi la fama di essere quelli che vanno sempre, che si buttano subito su quelle che interessano ad altri nelle compagnie, rischiate poi, secondo me, alla lunga, che non vi inviti più nessuno, specialmente in un ambito di morti di fighe. Salute.